Ragazzi, oggi come progettino da fare insieme vi mostrerò come realizzare un planner settimanale su plexiglass, comunque all'interno di una cornice da appendere direttamente al muro. Andiamo per farvi capire su internet, se mettete planner settimanale vi esce fuori questa cosa qua. Questo schemino qui noi ce l'andiamo a ricreare nel nostro Silhouette Studio e poi lo andremo a ritagliare con il vinile. Io già ho fatto una prova e verrà fuori una cosa del genere, ovviamente personalizzabile a piacere. Io la faccio più semplice possibile perché voglio avere più spazio possibile all'interno delle caselle per poterci scrivere, perché nel momento in cui ci vado a mettere altre cose, ovviamente tolgo spazio alle caselle. Quindi mi apro una nuova pagina. In base alla misura del vostro plexiglass, della vostra cornice, vi andate a creare un rettangolo. Il mio è 40x60, ovviamente, come vedete qui, essendo 40x60, io la cornice non la posso fare 40x60, la devo fare ovviamente più piccolina. Perché? Perché devo avere lo spazio per mettere i nomi dei giorni e il nome della famiglia. Quindi io avevo deciso di farlo 29x55. Quindi così in alto mi vado a mettere 550 e 290 perché mi ricordo che è in millimetri. Do invio e mi viene ricalcolato e ridisegnato il mio rettangolo. All'interno del rettangolo mi vado a fare un offset, quindi qui sulla destra, finestra offset, offset interno da 4, quindi scrivo qui 4 e do invio. Come vedete, vi si è creato una cornicetta interna, un altro rettangolo interno, identico a quello più grande, quello che avete fatto prima. Li andiamo a selezionare tutti e due e ci creiamo un tracciato, quindi crea tracciato col tasto destro. Li unirà e vi formerà questo rettangolo che sarà il nostro rettangolo esterno. E poi mi vado a creare la griglia interna con sempre strumento disegno, le colonne interne, facendo copia e incolla o anche duplicandole in questo modo. Distribuire contando i quadratini, questi qui. Vedete? Questi qui che sono esattamente gli stessi quadratini che avete sul tappetino. Ok? Quindi contando quei quadratini lì, ve li andate a posizionare ogni tre quadratini. Togliamo, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Allora, come vedete, la parte finale rimane un pochino più grande. Io la lascio sempre un pochino più grande perché di solito di domenica si fanno più cose, quindi c'è bisogno di più spazio, però voi fate come volete. Andiamo a dividere le settimane, quindi la riga adesso la facciamo orizzontale. Copia e incolla. Devono uscire fuori 5 riquadri, eh? Quindi 1, 2, 3. Avviciniamoli un po'. Quindi sono così due quadrati, così, poi ancora un altro, così più o meno sono tutti della stessa grandezza. Io adesso è per farvi vedere il video, poi dopo voi prendete bene le misure. A cosa dovete stare attenti? Che
che tutte le righe che avete fatto, i rettangolini questi qui lunghi, vadano a combaciare con il rettangolo esterno, perché adesso ci dobbiamo andare a saldare. Vedete, questo è un pochino piccolo, quindi lo allungo. Questo va bene, sotto va bene, l'importante è che non escono, eh. Non escono fuori qua. Questo va bene, questo va bene, questo va bene. Ok. Adesso che faccio? Mi vado a selezionare tutto quanto, tutto, 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 e faccio salda qui in alto. Come vedete, mi ha creato il nostro reticolato, la nostra settimana, il nostro mese. Ok? Me lo vado a colorare di nero per rendermi conto. Tavolozza, nero. Ok. Poi andrò a crearmi i nomi della settimana, lunedì, martedì. Mi vado a mettere il nome, famiglia, Esposito, oddio, Esposito, posso cambiare il font a piacimento, ovviamente. Mettiamo anche proprio un altro colore, rosso. Io metterei di rosso anche i nomi della settimana, dei giorni, anzi, questo farei proprio tipo un verde, sai, queste cose così, comunque per farlo un minimo minimo colorato. Fatto questo, ce lo andiamo a ritagliare col nostro plotter da taglio. Io ho la Cameo 4, quindi utilizzerò quella. Ovviamente sposterò perché taglierò in tre volte, farò prima i nomi e scusate, prima il reticolato, quindi la colonnina, poi farò queste altre cose. Vado su invia, mi controllo che le impostazioni siano tutte giuste, quindi taglia, cartoncino liscio no, perché io adesso andrò a tagliare il vinile, quindi me lo cerco, vinile lucido. Adesso accendo la Cameo, così almeno vediamo tutto qua. Allora, ragazzi, io andrò a tagliare senza tappetino il mio vinile, quindi lo metto da parte. Mi giro la Cameo perché mi serve spazio dietro. Mi apro però. Adesso tagliamo il vinile. Allora, una volta che mi sono aperta tutto, infilo il mio rotolo di vinile, lo infilo qui dentro, ok? Lo faccio uscire e sto attenta. Allora, i rotolini, solitamente i rulli qui stanno messi così, ok? Quindi questo rullo qui
questo qui di destra non va a capitare sopra il vinile, quindi che faccio? Tiro giù la levetta in modo che questo si alza, sposto il rullo e lo muovo finché non si rincastra. Ritiro su la levetta e sposto in avanti il vinile e lo carico. Ho fatto praticamente come se fosse un tappetino. Ok, a questo punto mando in taglio. Quindi vinile lucido, io utilizzo la lama automatica, scusate, la lama Racet, questa qui, quella nera. Velocità, io metterei 2 semplicemente perché le righe sono molto piccoline. E clicchiamo su invia. Allora, mentre la Cameo taglia questo reticolato, io posso andare a prendermi i miei giorni, me li seleziono tutti, li copio, li incollo su una nuova pagina. Per tagliare questi e la famiglia, praticamente, io andrò a usare il tappetino al contrario del reticolato, perché reticolato era troppo grande, non avevo il tappetino 30x60, quindi ho dovuto usare per forza questo metodo. Quindi mi vado poi qui a selezionare macchina, ok, Cameo, tappetino, come vedete io prima avevo messo nessuno, perché effettivamente non usavo nessun tappetino. Adesso vado ad utilizzare il 12x12, sposterà tutto, cambierà ovviamente l'area di lavoro. Io qua faccio così, vado a cambiare il font, metto Cooper Black perché con Cooper Black non ti sbagli mai, però lo vado a fare più piccolino. Come esce fuori con vedete domenica e mercoledì, che sono i giorni più grandi, ci stanno bene, quindi direi che come grandezza va bene. Famiglia Esposito ce l'andiamo a saldare, perché se la lasciamo così ci taglia pure queste cosette in mezzo, vedete? Quindi salda in modo che tutte le lettere vengono unite. Me la vado anche questa a rimpicciolire. Avrei dovuto farlo prima in realtà, facciamolo da qua. Famiglia Esposito. Allora, il mio la mia area dove vado a tagliare e incollare queste cose è 40x60 totale. Quindi per avere un'idea, diciamo che così, così. Quindi io nome famiglia Esposito lo posso ingrandire ancora.
rincollo quello di prima, in modo che c'è la misura giusta, però questo qui, siccome non era saldato, me lo vado a saldare. Io una volta lo faccio da sopra, una volta lo faccio da sotto, il comando è lo stesso, solo che è ripetuto, eh. Attenzione perché una volta l'avete saldato si è separato. Quindi andiamo a riposizionare tutto quanto. Ok, questo lo metto qua sotto, adesso vi faccio vedere anche perché. Su, in via. Ci andiamo ad impostare, clicchiamo taglia, taglia, ok, dopo appena finito il reticolato ci andiamo a mandare in taglio questo. Adesso ci andiamo a posizionare il vinile e prendiamo quello verde. Potete fare dei colori che volete, quello verde lo andiamo a mettere qua sotto. Perché come abbiamo visto la scritta verde l'abbiamo posizionata qui, schiacciamo bene, facciamo aderire. Dobbiamo rispostare il rullo che prima abbiamo spostato e carichiamo il tappetino. Questo lo togliamo così dal fastidio. Ecco qua, avete visto perché ho messo il vinile verde qui? Perché la scritta in verde l'ho messa qua sotto in modo che taglierà prima questa parte qui di rosso e poi la parte questa qui sul vinile verde. Siccome io qui ho un po' di spazio dove non c'è il vinile, mi sposto le scritte in modo che sto tranquilla che non tagli fuori dal vinile. Non bisogna essere precisissimi, l'importante è che vi andate a mettere la scritta dove c'è il vinile, insomma. Facciamo così. In via. Qui rimettiamo vinile lucido. Velocità mettiamo basso, 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 il più basso che possiamo. L'aumento un pochino la forza. Ok, e do in via.